Buona sera a tutti, questa sera partiamo con le notizie. Allora, notizie, le quali sono? Marina di Pietra Santa, il 20 giugno, dal 20 giugno si terrà la festa del patrono di Sant'Antonio. E quindi tanto tanto suonante che verrà recato nel mare, ma anche sulle imbarcazioni, e oltre a questo tante tante messe e tanti riti, dal 20 fino ad una certa data. E così, non messe nere, ma messe religiose, canti e così via. Marina di Pietra Santa, e ci sono stati rinvenuti o concini o cani buoni, solo che quelli volevano essere avvelenati, e quindi sono stati anche confiscati, è logico. Ma si sa che la gente ne pensa di tutti i colori per danneggiare un bene altrui. Comunque, il 14 giugno a Tufano ci sarà questo, toglieranno l'acqua. Toglieranno l'acqua all'acquedotto, smorzeranno l'acqua dell'acquedotto centrale perché avranno bisogno di fare i lavori dalle 9 di mattina alle 5 di pomeriggio alle 17 e le autorità. Il sindaco stesso non escludono l'evenienza di poter andare avanti questi giorni anche dopo il 14, 13, 17, invece dal 13 fino al 17 giugno ci sarà questo, cominceranno a disinfestare le zone di Pietra Santa Centro dalle zanzare, io precisamente dalle larve di zanzare, tanti uomini addetti, quindi a questa manutenzione scenderanno nei cunicoli delle fogne con cotanto di lanciafiamme. No, no. Con cotanto di veleno, tanto questo non è violenza contro animali, no. Le zanzare devono morire e basta. Comunque, si va avanti invece con altre notizie di massa. È una sala finita che da verso Viareggio verrà rasa al suolo perché il sindaco ha detto così e io ha detto che sì, e giove un arse ed altri giochi facevano vedere praticamente che se tu fai cadere a pezzi un bene e so soldi che emergono e quindi è vero, sì, certo, ma allora distruggi tutti quegli edifici sparsi per l'Italia che tanto non ci va nessuno e non ci può andare nessuno. Perché? Perché non hanno una mancanza di
di uomini addetti a normatizzarli, o mancanza di soldi per mettere questi edifici a norma. Quindi, ma perché gli italiani inviati? Comunque, va tutto bene, intanto in Iran 73 parlamentari si sono messi d'accordo e si sono rivoltati astenendosi dal presentarsi nel luogo dovuto per esprimere il loro dissenso verso qualcosa. Bravi loro. E quindi così, ancora a massa c'è un casino, ci sono archeggi blu, tanti archeggi blu, solo archeggi blu sul lungomare, e infatti la gente va sulle spiagge sul lungomare a nessun archimetro. E quindi la cosa, sapete, non è delle più rose. Io voglio andare al mare, ma poi al mio ritorno non voglio trovare una multa sul mio cofano. Comunque, queste sono le notizie e così non ci vedremo i giorni futuri perché sarò impegnato a Selci. E così andrò a prendere del sole e andrò in una naturale fresca, umida, allegra piscina, soprattutto naturale. Yeah, ciao e buona serata. Yeah.